Eccolo il toro Ugo Campagnaro in diretta a mezzanotte e 45 qui da Perugia su TV6. Ugo Campagnaro, come poter chiudere meglio una carriera a livelli mondiali con una salvezza del Pescara che credo per te abbia quasi lo stesso valore di partite giocate con la nazionale? Non vorrei esagerare, ma forse è così. Sì, sì, io vivo così il calcio. In questo momento la mia nazionale è il Pescara e la salvezza è stata secondo me fondamentale anche per la mia carriera, per finire bene. Sono molto contento dopo una settimana dura, perché anche se avevamo vinto, secondo me un gol di differenza non è niente e si è visto in campo. Dunque niente, sapevamo che era tosta, però alla fine anche il rigore abbiamo vinto, dunque io sono molto contento di aver finito la carriera ottenendo questa salvezza. Parleremo nei prossimi giorni della tua carriera, di quello che è stato, però i fatti dicono che doveva tornare in campo Campagnaro per far salvare il Pescara. Due prestazioni grandissime da 10 in pagella. No, ma guarda, mi è toccato giocare poco anche durante tutto l'anno, non sapevo neanche come ero messo fisicamente, perché l'ultima partita l'aveva fatto contro il Benevento là, dunque erano passati dei mesi, dopo è stato anche il fatto del virus che ha fermato tutto, dunque mi è toccato fare come titolare queste ultime due partite, bisognava dare tutto, il fisico ha retto abbastanza bene, dunque sono contento. A chi la dedica per questa salvezza? No, ma guarda, tutti quanti i ragazzi che hanno dato il massimo, oggi anche se abbiamo perso la partita sul campo per due calci, per due angoli alla fine. Perché che cosa è successo pochissimo in quelle due occasioni? Ma guarda, noi abbiamo deciso di marcare col cassello perché avevamo qualche difficoltà nei calci d'angolo e niente, e l'altra volta era andata bene, adesso ci è andato un po' peggio perché tre angoli hanno fatto due gol. L'ultima, poi daremo la linea allo studio, ti passerò all'auricolare per un paio di domande prima di chiudere qui da Perugia. O possiamo annunciare questa sera Campagnaro resta nel Pescara oppure bisogna ancora attendere qualche giorno? No, bisogna attendere perché ancora non ho fatto neanche il patentino di allenatore, devo parlare anche col presidente, se c'è qualche posto per me bisogna ancora... Il presidente aveva detto che per Campagnaro la porta è sempre aperta. Va bene, questo mi fa molto piacere, dunque però parlare prima per vedere se c'è qualche possibilità di continuare insieme. Ugo, ti passo l'auricolare così ascolti da studio. Andrea, linea a voi. Edoardo, noi ti ringraziamo. Grazie a voi. Massimo, ti restituisco la linea, andiamo in pausa pubblicitaria, se dovesse venire qualche altro giocatore la riprenderemo dopo, comunque ci sentiremo per i saluti a te. Grazie. Hai visto, ti ho mantenuto la promessa. Edoardo Alessandro, se ti avessero detto inizio stagione che avresti scritto un pezzo di storia... Sì, era molto incerto di come poteva andare la cosa perché, come dicevo prima, tanti mesi senza giocare, erano due partite ravvicinate, tra l'altro dove ti giochi la salvezza e niente, mi ha toccato fare uno sforzo grande e niente, però è andata bene, come dicevo prima, fisicamente è andata meglio di quello che pensavo, dunque niente, contento, una settimana durissima come dicevo prima anche perché ti gira in testa sempre la possibilità di che puoi retrocedere, questo nel calcio penso sia la cosa più brutta. Sì che c'era il capitano Fiorino, ma quanto pesava quel pallone? Tanto, però è stato bello, ho pensato positivo, no, sì. come mi sono allenato. Adesso sì. Adesso sì. Per pensare positivo, per cercare di pensare che uno ce la può fare, quindi è andata bene. Sì, infatti è stata una bella partita, infatti diciamo che secondo me è stata una partita di play out che di grande livello, perché sia noi che Perugia siamo due grandi squadre, secondo me. No, guarda, il contributo cerco di darlo sia in campo che fuori, sono il giocatore più grande della squadra, dunque magari i ragazzi mi ascoltano un po' di più, ho cercato di fare le ultime due settimane spingendo molto per cercare di fare la carica anche durante l'allenamento, perché dopo quello che facciamo in allenamento è il riflesso di quello che succede nella partita, abbiamo dato tutto, secondo me tutti quanti i ragazzi abbiamo corso molto di più, secondo me abbiamo giocato molto meglio di loro sia in casa che questa partita qua, fisicamente stavamo meglio. Abbiamo fatto una grandissima partita, non c'entro niente io, però tutti insieme avevamo fatto questa salvezza che ci rende molto felici. Vincenzo anche lui ci ha salvati, ha parato con rigore, poi però ho mantenuto la concentrazione, sono andato a battere alla fine.
No, avevo deciso già di finire all'inizio di quest'anno e niente, giusto così perché ne faccio poche di partite perché non posso spingere al massimo durante gli allenamenti e se no ti puoi gestire e dopo non giochi e se non giochi non stai bene. Quest'anno ho cercato di gestirmi come facevo all'inizio con Odo ad esempio, però Odo mi faceva giocare e adesso non posso più farlo, dunque è meglio smettere. Ma no, secondo me non è stato campagnaro, è stata la consapevolezza e l'importanza di non retrocedere, di dover dare il massimo come qualità a questa squadra c'è, soltanto che è stato un anno duro dove siamo stati secondo me un po' sfortunati e niente, alla fine abbiamo dimostrato il nostro valore in queste due partite che secondo me meritavamo vincere sia qua che là. Qua ci sono stati questi due calci d'angolo, abbiamo perso la partita, però secondo me abbiamo fatto molto meglio di loro. Grazie, un applauso dallo studio, complimenti per la carriera a Ugo Campagnaro, giocatore esemplare.